Piero manca tantissimo, come veramente era una persona splendida, mio marito splendido, poi è così, purtroppo non si cancellerà mai questo dolore. Sono trascorsi 6 anni da quel 20 settembre 2018 quando Piero Bruni e Filippo Bagni furono uccisi da una fuga di gas argon dall'impianto antincendio dell'archivio di Stato. Questo dovrebbe servire a riaccendere, specie nelle istituzioni, l'importanza di questo problema delle morti nel lavoro, che comunque uno dovrebbe andare a lavorare ma non per morire. Anche quest'anno, in occasione del 1° maggio, ACLI, CISL e MCL hanno deciso di aprire le celebrazioni con la deposizione di una corona di fiori all'archivio, dove è stata anche intitolata una sala ai 2 lavoratori. Nella festa bisogna anche ricordare chi come lavoratore ha perso la vita nel luogo di lavoro e rammentare che un lavoratore deve uscire di casa sereno perché deve essere consapevole che tornerà a casa sicuro, salvo e sicuro. Ogni volta che si sente parlare di morti come caso più eclatante, ma anche di incidenti sul lavoro, perché poi ci sono le invalidità permanenti o meno, che sono comunque una sconfitta. Oggi nel 2024 noi come ACLI nuovamente affermiamo che è inaccettabile sentire questi eventi a qualunque età accadano, in qualunque parte d'Italia accadano. Una giornata per ricordare tutte le morti bianche sul territorio aretino, l'ultima solamente qualche giorno fa, Manuel Cavanna, morto a 23 anni. Che è rimasto schiacciato nella massa del metallo. Per tutti loro, l'eterno riposo, riposo in pace. E dobbiamo fare tutto perché questo sia evitato. La ricetta c'è, prevenzione, formazione, controlli, e stiamo tutti lavorando in questo senso. Il nostro compito come associazione è quello di tenere alta la guardia e di sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica, lavoratori e datori di lavoro in questo percorso. Quindi il nostro impegno rispetto allo stimolo che dobbiamo avere nei confronti di tutte le istituzioni, di fronte ai governi, che devono impegnarsi di più, perché per fare prevenzione occorre investire soldi che non sono una perdita ma sono davvero un'opportunità per migliorare le condizioni. Per la morte di Piero Bruni e Filippo Bagni sono 11 le persone attualmente a processo per omicidio colposo. Già è tutto chiaro, penso. Si spera che la giustizia veramente faccia il suo dovere e che le cose finiscano presto, perché anche le famiglie si trovano in delle situazioni ma anche di vivere sempre questo dolore rinvigorito ogni volta, ecco questo. Figli stanchi ma orgogliosi della propria attività, figli caduti sul lavoro,